purtroppo la situazione è questa. Quando una è intronata, ma è intronata forte, succede quello che è successo a me. Ho vloggato sabato, ho preparato un video, ho detto vabbè, lo preparo, poi dopo ci metto la musica e ci metto l'audio, perché c'erano dei pezzi in cui andavo veloce, stavo rassettando, eccetera. Come la penso? Quando ho finito di aggiungere i file, prendo e mi carico il video su YouTube. Va bene, vi me lo carico sempre in privato, perché poi sciolgo la schermata, metto i tag, eccetera. Stamattina, vabbè, lo pubblico domani. Ieri sera esco, stamattina pubblichiamo il video. Sai quando la mattina sei un po' lucida, hai quel flash? Ma come cacchio lo pubblico, che non ho messo un audio, non ho messo una parola, non ho messo una musica, era un video muto. Ho cancellato ieri tutti i file. No, guarda. No, guarda. Come se non bastasse, sono le 9:10 di mattina, di domenica mattina oggi. 2 minuti fa mi chiamava mio marito e mi fa: Giussi, non ce la faccio, accompagna tu Antonio alla gara di ciclocross. Cioè, a vedere la gara di ciclocross. Oh, dovevo fare il polipo. Cioè, non mi puoi scombinare tutti i piani. Facile.it. Come se non bastasse, ho Antonio fuori casa mia, perché vedete qui, oddio, quelle persone che corrono in fondo, ecco, c'è una gara di la Stracurato che passa proprio vicino casa e sta Antonio lì fuori, vedete un puntino che si muove lì dietro. Antonio che è voluto andare a vedere, sono le 9 di mattina, si è svegliato alle 7 dicendo che voleva andare fuori, ecco, li sta guardando finalmente. No, che domenica strana che oggi. Che domenica strana. E quindi niente, allora, organizziamo un attimo l'idea per oggi. Io dovevo fare, come primo, preparato di mare con le linguine. E per secondo, l'insalata di polipo. Quindi, vabbè, il polipo sta andando, l'avevo già scongelato. Quindi immagino, penso, spero, che un'ora si cucini bene, dopodiché lo preparo e lo metto in frigo. Quando vengo faccio la pasta e ci sta, quindi io in questi tre quarti d'ora devo rifare il letto e fare il bagno. Ce la possiamo fare. Sicuramente me lo dirà di nuovo, sì, Nicole dorme nella culla, però volevo comunque rassicurare che in questo video non sono stati maltrattati persone, cose, animali, bambini, quindi tutto nella norma. Rilassatevi signore, rilassatevi, perché abbiamo ordinato la cameretta, ci arriverà verso fine novembre, credo un altro 15, no, fine novembre, sì, probabilmente verso fine novembre, ci avevano detto un mesetto, quindi abbiamo preso la soluzione migliore che ci potesse essere per questo buco di camera, perché la parete non è neanche 3 metri lunga, quindi verrà tutto su questa parete con due letti, non a castello, però un letto sopra, un letto più sotto, tant'è che abbiamo dovuto togliere una colonna perché non ci sta nella parete, quindi probabilmente la metteremo qui da qualche parte, e quindi per tutte quelle che devono sfogarsi, tranquille, c'è la cameretta nuova, potete dirmi fa schifo, è bella, sì, mamma, comunque Nicole ci entra ancora, perché io i miei figli femmine le faccio in formato mignon tascabili, quindi le metto dappertutto, tranquille. Notare Nicole con quanto entusiasmo
dai, no, non mi con quanto entusiasmo facciamo tutto questo. Sono le 10:10 di domenica mattina e io, anziché stare tranquillamente a casa, mi sto preparando per uscire. Però ce l'abbiamo quasi fatta. Allora, è qua una tosse bellissima. Calze, dai, spogliati, forza. Questo, e mettile. Dai, mettilo qua. E mettile. Ah, eh sì, ora scendiamo giù e le mettiamo giù. Domenica è passata, ce la siamo tolti davanti, il vlog è finito lì a metà perché l'altra metà della giornata, poi una volta rientrata a casa, è stato un susseguirsi di macello e casino. Ho perso un paio di occhiali da bici di mio marito, casa mia sembrava Apocalypse Now, questi occhiali oggi è martedì, non si sono ancora trovati, credo di averli persi da qualche parte perché ce li avevo io in mano l'ultima volta e non ho più ricordo di che fine abbiano fatto. Quindi voi immaginate la tragedia greca in casa per la perdita di un paio di occhiali. La verità è che io sono molto distratta, la verità è che io ho perso molte cose nella mia vita e la verità è che quando tocca perdere qualcosa di un'altra persona, il rompimento di palle è assicurato. Poiché sono dei giorni abbastanza di merda, io direi di concludere qui questo vlog, spero, e ovviamente ce ne saranno altri molto più interessanti, ma cioè è iniziato male la settimana, non è manco iniziata che è già iniziata male, figurati come finirà, alla grande. Ovviamente tu che mi segui su Instagram lo saprai, tu che non mi segui su Instagram apriti un canale, non mettere foto, apriti un canale, seguimi, seguici, ora Nicole ti dice dove. E ci vediamo su Instagram tutti i giorni, perché le macchiette a noi ci sono tutti i giorni. Bravo.